Fratelli e sorelle in Cristo, salve, sono sempre io, Romanino Romano. Quest'oggi mi va di trattare un altro argomento molto spinoso, molto delicato. È un argomento che nella sua difficoltà presenta in forma inconfutabile quelli che sono le anomalie, le discrepanze, le discordanze che fino ad oggi vi ho potuto dimostrare nel trattare l'argomento religione. Vedete, io ormai da qualche tempo vi do noia con i miei scritti e i miei video, ed è per questo che sovente incontro delle persone, quelle che mi dimostrano maggiore diciamo così solidarietà sono i cosiddetti atei, i quali mi dicono: Romanino, tu la stai raccontando bene, è esatto quello che tu dici ed è il nostro pensiero, non in riferimento ovviamente all'esistenza di Dio, ma a tutte quelle pacchianate che ci sono state raccontate, che ci mettono nella condizione di fare molti passi indietro. Questi atei, o cosiddetti tali, come così gli agnostici, che io sto avendo modo di frequentare, nella vita sono molto più cristiani di quanto non lo siano quelli che si dichiarano tali. Infatti io ne conosco tantissimi che, pur non andando in chiesa o nei centri di culto, quando hanno delle disponibilità e quando non le hanno, le cercano, le trovano in qualche modo, ecco, quando hanno queste disponibilità le donano volentieri al soccorso del povero, di chi è in difficoltà, e no, ovviamente, nel favore di preti o pastori o cose di questo genere. Abbiamo capito tutti che si tratta di una grossa montatura. Abbiamo valutato, anche alla luce dei miei interventi, che costoro esistono, questi delle religioni, solo perché ormai è in atto il malvezzo della speculazione. Dio è diventato uno strumento per molti malfattori per carpire non soltanto la buona fede della gente più ingenua, ma per carpire agli stessi i denari che hanno nel loro borsellino. Questo è un aspetto molto grave, un aspetto molto triste che annulla di fatto tutta la cristianità, in maggiore considerazione a quello che adesso andiamo a vedere. Ovviamente nel contesto di questo video noi abbiamo nella disponibilità un testimone importante, non c'è uomo che possa essere paragonato a questo testimone. Il testimone di cui adesso mi farò forza nella dichiarazione di questo mio video è il nostro Salvatore, sì, è proprio Gesù Cristo, il quale ci ha parlato, ci parla e ci ha spiegato, così come ci spiega, come stanno di fatto le cose. Quello che andiamo a trattare è l'argomento che riferisce e che si riferisce al peccato originale detto trasmissibile, che molte ricchezze ha reso alle chiese di tutti i tipi, sia dalla cattolica che la protestante. Vedi le sottospecie meglio note come evangeliche e pentecostali, le quali hanno fatto di quella scasa, di quel luogo dove si radunano, ripeto, invitando molti sprovveduti a seguirli, non con l'intento di alzare le lodi a Dio, perché Dio non vuole che queste lodi vengano manifestate con la bocca, non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma in forma pratica. Un altro dei testimoni molto illuminati della Bibbia è Giacomo 2, il quale ci dice chiaramente, senza entrare in contraddizione con altri scrittori, ma completandosi con loro, amalgamandosi con loro, che la fede senza le opere è nulla. D'altronde, lo stesso Gesù ci ha detto: amatevi come io vi ho amato. Come posso amare un altro mio fratello se verso di lui non mi promuovo con ogni tipo di azione, che non è soltanto quella di stringere la mano, di salutarlo e di fargli gli auguri, ma è anche quello di soccorrerlo quando lo stesso si dovesse trovare in difficoltà. Queste cose le chiese non le praticano.
Romanino è da anni che si batte in questo senso, ha fatto anche più volte, ha tentato degli scioperi della fame per sensibilizzare le persone, è da anni che si batte per i bambini che si lasciano volutamente morire tra atroci sofferenze perché è più facile speculare su un bambino reso scheletrico e vicino alla morte che non su un bambino sazio. È da anni che vi dico che si sono raccolti miliardi di dollari e di euro per risolvere questo gravissimo oltraggio alla cristianità che continua a perdurare perché deve perdurare, perché i mascalzoni su questa sofferenza hanno creato i loro castelli. Io non so più come rivolgermi ai fedeli, ovviamente non con intenzione vera, li sto maltrattando, li sto chiamando idioti, scemi, minchioni, cretini, è uno stimolo che come buon padre di famiglia a volte si dà quando si alza un po' più la voce verso il proprio figlio per correggerlo, perché non ha senso il comportamento di coloro i quali continuano a seguire questi impostori, non ha assolutamente senso, specialmente oggi che, come dico sempre, siamo dotati di cultura e di strumenti tali e tanti per poter fare tutte quelle ricerche in modo da renderci conto che se le cose che si stanno propinando rientrano in verità o sono soltanto delle bugie. Sono solo delle bugie. L'unico vero motivo per questa gente è parlare del povero, così come ultimamente stanno facendo, il povero, la chiesa povera per i poveri, però nella sostanza, mentre con la bocca esercitano questo verbo, noi dovremmo incominciare ad operarci verso il povero, di fatto il bambino ogni 3 secondi continua a morire di fame e alla stazione i nostri fratelli sono buttati per terra nel dispregio più assoluto di quella che è la dignità dell'uomo, in riferimento alla laica così come in riferimento alla cristiana. Quindi sono furbi e se le inventano ogni giorno di tutti i colori ti fanno capire tutto quello che vogliono con il solo scopo di attirare a sé molta gente, perché solo con la chiesa piena si fanno, con il centro di culto, si fanno cospicui incassi e a loro interessa anche questo. Ecco perché il popolo degli atei sta aumentando giustamente e ci mancherebbe altro, perché atei stupidi o ignoranti io fino adesso non ne ho conosciute, tutta gente in possesso di lauree o di cultura tale da poter leggere, capire e vedere che alla luce di quello che è scritto, quello che si fa nei luoghi dove dovrebbe essere trasmessa la scrittura è esattamente all'opposto. Quindi soltanto, ripeto, uno stupido può continuare a seguire questa gentaglia che sta praticando il verso della religiosità soltanto per ingannare gli altri. Ma entriamo nel tema di questa discussione. Quindi il titolo di questo video, il peccato originale trasmissibile, non esiste. Le persone si chiedono se è possibile, peccando, offendere soltanto Dio. La domanda è posta così perché abbiamo una concezione verticale del peccato, individualista, che siamo noi che offendiamo in maniera particolare Dio, come se il peccato fosse un'offesa a Dio, nel senso di rubare a Dio la sua gloria. Accreditiamo l'ipotesi che possiamo causare danno a Dio. La prima cosa che dobbiamo pensare è che non si può causare danno a Dio. Dio non può essere offeso nel senso di togliere a Lui la gloria, perché allora Dio sarebbe vulnerabile e non sarebbe ovviamente Dio. Per ciò che attiene alla religione del peccato se ne parla in forma non completa e se ne parlava in forma non completa nel Concilio di Trento e dal XVI al XX secolo tutto rimane bloccato. Ad un certo punto appaiono i confessionali. Queste casette sono molto recenti, non hanno l'età della nascita di Gesù o degli apostoli, sono cose recentissime e poi lo vediamo. La necessità del confessionale nasce quando si comincia a generalizzare la forma della confessione privata,
intesa come medicinale, e di devozione portata dai monaci. Chi mette confessionali dappertutto è San Borromeo, con dettagli addirittura che riguardano la costruzione, l'impostazione della grata, quindi sin dai minimi particolari. La Bibbia dice di sé che è ispirata da Dio. Leggiamo infatti in 2 Timoteo 3,16: ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Ora, se la Bibbia è ispirata da Dio, anche il messaggio in esso contenuto deve essere vero. In Genesi, al capitolo 1 e 2, si parla della creazione di ogni cosa. Nel capitolo 2 arriva la caduta con il peccato originale e con l'entrata in gioco del mondo del peccato. E con il peccato la morte. Ora, migliaia di anni dopo Adamo venne il nostro Gesù. Gesù è venuto per porre rimedio all'errore di Adamo, così come c'è di intendere nella Bibbia, e permetterci di avere nuovamente una comunione diretta con Dio e salvarci dal peccato. Perciò, come dice la Bibbia, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Perciò la grazia non è come la trasgressione, perché se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio è il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo. Sono stati riversati abbondantemente su molti. Riguardo al dono, non avviene quello che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, perché dopo una sola trasgressione il giudizio è diventato condanna, mentre il dono diventa giustificazione dopo molte trasgressioni. Romani 5, 12, 16. Ora, se Adamo, visto le tante incongruenze, fosse così com'è un'allegoria, ed allegoria è, perché se andiamo a leggere i primi libri della Genesi non si capisce nulla, è tutto stato scritto in forma maldestra da qualcuno che voleva inventarsi chissà quale tale stramberie pur di giungere al fine, ripeto, di usare questo strumento per attrarre e per tenere l'uomo sotto la verga dell'ubbidienza. Quindi, se Adamo, viste le tante incongruenze, fosse così com'è un'allegoria, Gesù per quale motivo sarebbe dovuto venire? Per una storia non vera? Gesù è venuto perché era il primo a sapere che Adamo era vero e che Adamo aveva trasgredito quel patto. Ora, se si fa credere che Gesù credeva alla veridicità storica di Adamo, perché noi oggi dobbiamo metterla in dubbio? Quindi, stando a questa impostazione, si dice e non si dice. Perché? Perché noi sappiamo che da Agostino in poi, ecco, la Bibbia ha cominciato una sua manipolazione. Quindi sono stati inseriti nella Bibbia alcuni passi, alcuni concetti, alcuni versetti che dovevano far intendere e dovevano portare l'uomo a seguire quelle che erano le dottrine o le teorie degli scaltri già di quel tempo. Pertanto, mettendola in dubbio questa parola, renderemo Gesù bugiardo e di conseguenza Dio che lo ha mandato e che è qui che nasce infatti l'impostura. Ma la parola a tal proposito afferma, nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Tito 1:2. Imposture quindi mal gestite. Bene. Valutato questo aspetto, ora vediamo cosa dice il nostro testimone verace, quello che non può essere confutato, non può essere contraddetto, non può essere minimizzato, non può essere messo da una parte. Gesù dice, in un'altra battuta, capace di sconfessare la prima, insomma, è come dire che questi signori fanno e disfano come più conveniente. Allora la Bibbia che senso ha? Per costoro nessuno, stando a quel che vediamo, o quantomeno ha un senso se raggiunge e se fa raggiungere lo scopo a questa gentaglia
ovviamente sì, già da molti secoli fa, avevano l'intendimento, ripeto, di usare questo strumento come arma per sottomettere, ecco, all'ubbidienza un popolo che doveva essere in qualche modo amministrato. Stando al messaggio biblico, oltre che alla testimonianza di Gesù, è il nostro personale comportamento quello che conta in riferimento al peccato, non la disubbidienza di Adamo. Egli era responsabile delle sue azioni, noi saremo responsabili e siamo responsabili delle nostre. Quindi non siamo costituiti peccatori dal suo peccato, ma solo dalle azioni personali compiute durante la nostra vita terrena. Infatti, se vero fosse che i bambini nascono con il peccato originale, come mai Gesù li presenta come coloro che fanno già parte del regno di Dio? Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. Marco 10,14. Ecco che il nostro testimone comincia a parlare. Alla domanda degli apostoli, chi dunque è il più grande nel regno dei cieli, Gesù così rispose. Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete puri come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Vedete come si sta smontando quello che era stato detto all'inizio? Quindi, o chi ha scritto la Bibbia era un ignorante maldestro, o chi l'ha scritta con l'intento di continuare quest'opera di manipolazione, che poi a un certo punto è stata interrotta e quindi è rimasta la confusione data dalla sua incompletezza. Da ciò si evince chiaramente che Gesù ha definitivamente sconfessato dalle sue parole il peccato originale trasmissibile. Sembra quindi logico concludere che i bambini, prima di una loro colpa personale eventuale, sono amici di Dio, non in virtù di un rito battesimo, ma per loro stessi in forma naturale. Però, attraverso questa forma, il peccato originale, l'inferno, le assoluzioni, le confessioni, il battesimo, questa gente, chi ha praticato queste imposture, ne ha tratto grossi vantaggi. Lo vediamo, oggi è sotto gli occhi di tutti. La chiesa più ricca in assoluto è il Vaticano, è la religione cattolica, è la religione cristiana, proprio quella che ha praticato questo tipo di imposture. Se così non fosse, dovremmo dire che la potenza malefica di Adamo è superiore alla potenza salvatrice di Gesù. Questo non può essere minimamente considerato. Alla domanda di chi è il regno dei cieli, Gesù disse: se sarete puri come questo bambino, per voi ci sarà l'ingresso nella casa del Padre. Pertanto, se la nascita è già appartenenza a Cristo, che bisogno vi è del segno battesimale? Il battesimo è segno della morte al peccato personale e della nuova rinascita con il Cristo, come vediamo nella Bibbia, praticato da Giovanni, praticato da Gesù. Esso va quindi praticato solo agli adulti che hanno spezzato con il peccato la loro unione con Dio, impegnandosi all'atto del segno battesimale, così come ci ha insegnato Gesù, di stare lontani dal peccato. Quindi il battesimo deve rappresentare questa forma di giuramento: da oggi riconosco te Gesù quale mio Salvatore con questo segno. Mi battezzo come tu mi hai insegnato, nel nome del Padre, dello Spirito, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi è una forma esteriore, una forma pubblica che dimostra la mia appartenenza a Gesù. Va, però, disse Gesù quando si parlò di peccato e lo disse alla donna peccatrice, va e d'orinanzi non peccare più, disse appunto alla peccatrice feligrafa. Questo cosa vuol dire? Che se noi abbiamo questo intendimento che ci porta verso la nuova nascita e continuiamo a commettere gli stessi peccati di prima, alla Chiesa piace, perché lei ti dice: non ti preoccupare, Gesù è morto in croce per i tuoi peccati, vieni che io ti confesso e ti assolvo. Tutto questo sta a dimostrare che Gesù non conta più nulla, perché se Gesù ti dice vai, d'ora innanzi non peccare più, a lui devi obbedire, non a Cialtrone, che a questo punto sta mettendo tutti nella condizione di essere salvati. Perché?
Perché se io comincio a creare discriminazione e comincio a dire tu sei peccatore, e beh, quello non mi viene più in chiesa. E forse è il proprio peccatore che ha più soldi in tasca. E sono mica scemo che lo caccio via. Vieni, dai, anche se hai peccato, non ti preoccupare. Vieni, paga la decima, dammi le offerte, e fammi ancora più ricco, non ti preoccupare, che io ti assolvo, che io ti faccio avere le grazie, perché se reciti con me i tuoi culti, vedrai quante ne riceverai. E quindi si sta accogliendo tutti, indiscriminatamente. Non c'è più distinzione tra peccatore e chi non pecca. Ormai siamo messi da queste religioni mendaci e truffaldini tutti allo stesso livello. E come dire, come ci vogliono dire, fregatene, continua a peccare, continua a fare quello che hai fatto, tanto Gesù non ha detto vai a non peccare più, si è messo in croce per i tuoi peccati. Ragazzi, vedete perché a volte mi scappa, ma siete cretini? Perché è evidente che tutto quello che si stanno propinando è falso e ha solo un significato: farci entrare nelle loro botteghe perché loro hanno bisogno di clienti. La stessa cosa la dice a chi vuol conformarsi del vai e non peccare più allo stile di vita di Gesù, definendosi e chiamandosi in questo caso veri cristiani. Invece per secoli i faccendieri della falsa religione ci hanno trattato da scemi, raccontandoci solo frottole. Loro si sono arricchiti diventando anche potenti, mentre gli scemi, ancora oggi, nonostante tutto, li finanziano con decime offerte. Beh, che dire, questo popolo di Dio, inteso in questo senso, è proprio un popolo di scemi, ma non può essere così. Ecco un altro esempio per farvi capire i termini dell'inganno gestiti scientemente, oltre che in perfetta malafede, da parte delle religioni senza fondamento cristiano. Per secoli gli imbroglioni infallibili ci hanno raccontato balle, prendo solo un esempio e ce ne sono tantissimi, facendo soffrire miliardi di persone nell'arco dei secoli, specialmente le mamme. La mia stessa mamma, e io ne sono testimone, ha pianto per tutta la vita, sapendo che i primi suoi due gemelli, i miei primi due fratelli, non essendo stati battezzati per mancanza di tempo, in quanto morti due giorni dopo la nascita, stavano nel limbo della sofferenza. Mia mamma piangeva, mentre un prete debosciato, un porco, gli chiedeva sempre soldi per dire messe per la loro salvezza. Ed oggi, dopo secoli di struggimenti dolorosi, i porci infallibili dicono abbiamo scherzato, forse non abbiamo valutato bene il problema. Peraltro, Gesù da sempre ha dichiarato nullo il peccato originale trasmissibile quando disse chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse in verità vi dico, se non vi convertirete, non diventerete puri come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Sembra che io ripeta le cose, ma lo faccio volutamente, perché questo deve rimanervi nella memoria. Quindi, già 20 secoli fa si sapeva che questo peccato originale, stando alla testimonianza di Gesù, non aveva senso. Eppure ti hanno creato il limbo, perché attraverso il limbo, attraverso il purgatorio, attraverso una sequela di imbrogli, loro sono riusciti a capitalizzare cospicue sostanze. Però tutto questo non è contemplato nella Bibbia, e ritorniamo a bomba. Gli atei sono più furbi, perché leggono, capiscono, grazie alla loro perspicacia, alla loro cultura, al fatto di non voler passare da cretini, e si allontanano, e se ne allontanano sempre di più, specialmente oggi, che continua ad evolvere la nostra conoscenza. Vedi come Gesù, in poche parole, ha sconfessato l'inganno del peccato originale trasmissibile? Però, mia mamma, così come tutte le mamme del mondo, non sapevano, perché tenuta all'oscuro della verità. Quindi hanno pianto molto, mentre i porci infallibili si sono ingrassati, diventando anche potenti. Salvi i bimbi morti senza battesimo. Il Papa abolisce il limbo. L'esclusione di bambini innocenti dal paradiso non sembra riflettere lo speciale amore di Cristo per i più piccoli. Si dovrebbero vergognare queste persone. Si dovrebbero mortalmente vergognare, così come mortalmente ci dovremmo vergognare noi a seguirli. Città del Vaticano. La Chiesa abolisce ufficialmente il limbo,
un documento della Commissione Teologica Internazionale, approvato dal Papa e pubblicato, questo è il Papa tedesco, oggi afferma infatti che la tradizione, concetto di limbo, luogo dove i bimbi non battezzati vivono per l'eternità senza comunione di Dio, riflette una visione eccessivamente restrittiva della salvezza. Il documento che sancisce questo passo è la discussione della Commissione Teologica Internazionale dal 2004, quando questa era presieduta proprio dal loro cardinale Ratzinger ed è stato sottoposto al Papa dall'attuale presidente della Commissione, il cardinale William Levada, che ha incontrato il pontefice nel 18 gennaio del circa 2007. La grazia ha priorità sul peccato, l'abolizione del limbo non è un fatto solo teorico, il testo pubblicato oggi lo definisce un problema pastorale urgente, perché il numero dei bimbi morti senza battesimo è in aumento, sia perché molti genitori non sono cattolici, sia perché molti piccoli sono vittime di aborto. L'argomento principale del testo è che la misericordia di Dio vuole che tutti gli esseri umani siano salvati. La grazia ha priorità sul peccato e l'esclusione di bambini innocenti dal paradiso non sembra riflettere lo speciale amore, non sembra, pensa te, non sembra riflettere lo speciale amore di Cristo per i più piccoli. I fattori considerati, la Chiesa spiega il documento, ha continuato a parlare del limbo perché a causa del peccato originale, quindi quasi lo stanno sconfessando anche loro, il battesimo è la via ordinaria per la salvezza e per questo si stimola i genitori a battezzare i figli. Ma riflettendo sulla misericordia di Dio, la nostra conclusione, scrivono gli esperti vaticani, che andassero tutti a quel paese con l'approvazione del Papa e che molti fattori che abbiamo considerato danno serie basi teologiche e liturgiche alla speranza che i bambini morti senza battesimo siano salvi e godano della visione beatifica. Il testo di 41 pagine è intitolato La speranza di salvezza per i bimbi che muoiono senza essere battezzati. È stato elaborato dalla commissione di 30 membri che funge da staff di consulenza del Vaticano e particolarmente per la congregazione per la dottrina della fede. 3 maggio 2007, il limbo è ufficialmente eliminato. Non se ne parla più. Se voi andate ancora adesso in qualche cimitero, in qualsiasi cimitero, non sono in quelli monumentali, in qualsiasi vedete una sezione di questo luogo che è dedicata proprio ai bambini non battezzati. Ma ci pensate che danni enormi hanno fatto e che danni enormi continuano a fare, solo perché alla base del loro credo, della loro religione, c'è soltanto l'aspetto schifoso del mercimonio e alla luce di questo aspetto ne hanno fatte di tutti i colori. Ultima ma non meno valida considerazione, alla luce di quello che ho fino adesso trattato, rimane la pucchiacchiana impostura, che è quella che vede Gesù presso di noi al massimo della sofferenza che lo ha portato alla morte in croce, patita per salvarci dal peccato originale. Niente di più falso. Gesù è stato mandato dal Padre per insegnarci l'amore, ma anche in questo l'uomo ha tradito Gesù. Infatti oggi non vi è amore, ma odio oltre che speculazione. Amatevi come io vi ho amato, resta una frase nota, ma non applicata. Questa parte della Bibbia che adesso vi presento è la meno nota, perché è volutamente nascosta in quanto scomoda a chi oggi gestisce una religione fatta di intrallazzi. Eppure questa parte della Bibbia dovrebbe essere la più trattata di chi invece si vuol ritenere cristiano, nel vero senso della parola. Oggi i trafficanti gestiscono chiese create per ricevere, presentandoci un Dio diverso, un Gesù falso, delle frottole di tutti i tipi. Stai lontano da questa gente, che vive per un solo fine, ingannare. Questi luridi li trovi ovunque, in Facebook. Ecco, adesso c'è questa nuova moda, ci sono molti personaggi ambigui, strani, che su Facebook, sapendo che è molto popolato, specialmente da giovani, ti attraggono con degli slogan, con dei versetti biblici, ammaglianti, ricchi di amore, di perdono, sembrano cose paradisiache, già te lo fanno vedere il paradiso. Qual è lo scopo di questa gentaglia? Lo scopo di questa gentaglia è pescare, non con il sistema di Gesù che pescò i puri e li trasformò in santi, ma per un solo unico motivo, attenzione.
sottrarre nelle loro botteghe delle persone il più possibile, solo perché al termine di un fantomatico culto gestito in modo vergognoso, o in chiese buie senza senso, tristi, o in luoghi di culto dove c'è lo sfrenato uso di strumenti di volume all'alzo, di volume messo al massimo, cose assurde senza senso che non hanno nessun riferimento con la Bibbia. Così come cercano di avvicinarti per strada, non li ascoltare, non li seguire, ti macchieresti di un peccato imperdonabile. Da secoli ti hanno parlato, io ritorno un po' bomba, tanto per essere più incisivo, di un peccato originale trasmissibile solo per soggiogarti, per tenerti alla catena, mentre loro facevano quel che volevano. Oggi finalmente sappiamo che ci hanno ingannato, apprendendolo anche modestamente, scusatemi, da Romanino Romano, il quale ti ha detto che Gesù alla domanda chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete puri come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Come vedi, Gesù, e te l'ho ridetto per l'ennesima volta, in poche parole, sconfessa in forma decisiva l'inganno. Tu non lo conoscevi, in quanto tale perché è abilmente ti è stato nascosto oppure presentato in forma diversa. Nei pulpiti non si parla di queste cose, se non quando c'è quel momento del battesimo, ti prendono quel versetto veloce estrapolato per farti capire che esiste questa alleanza non in riferimento al peccato, ma in riferimento al valore battesimale. Queste cose nella Bibbia non le leggi da nessuna parte. Eppure da secoli, che tu creda o meno, che frequenti o meno la Chiesa, sei stato costretto al rito del battesimo del tuo bambino, quale lavacro di un peccato inesistente. Ti hanno giocato come uno scemo. Il nostro primo pensiero, finché non sapevamo sino a ieri, era quello di, appena nato il bambino, portarlo in Chiesa, e ti compri il vestito, e fai gli inviti, e ti cerchi il padrino, e ti cerchi la madrina, e organizzi il conviviale, e chiami quindi il ristorante, e inviti. Ma cos'è questa roba qui? Ma dove è scritto tutto questo? E diventa traffico, diventa business. Quindi la religione cristiana non è altro, così come è stata concepita sin dall'inizio, che un mercato, al quale Gesù si oppose secoli fa, facendosi quella famosa frusta con la quale cacciò chi praticava il lurido mercato nel Tempio di Dio, che doveva essere Tempio di culto. Oggi si sta riproponendo la stessa scena. Gesù non c'è e loro ne stanno approfittando. Ecco quindi la più grave presa per i fondelli della storia dell'umanità. È assurdo che ciò sia avvenuto, ecco perché è ora necessario prendere serie posizioni, rendendo tutti edotti. Anche lo strumento del social network di Facebook è favorevole in questa azione. Compiamo quindi un gesto di grande senso civico che non deve renderci complici con la pavida arma del silenzio, ma al contrario attivi nel divulgare la grave notizia, che di fatto annulla il presentato valore del battesimo, sia esso pedobattesimo che non, in quanto lavacro dell'inistente peccato originale. Chiunque pratica questo battesimo con l'intenzione di voler cancellare il peccato originale è un imbroglione, è una persona che si sta mettendo contro le parole di Gesù. Se voi seguite questa gente e vi mettete d'accordo con questi uomini, è chiaro che avete annullato il valore di Gesù. E come potete considerarvi cristiani? Oltre che dall'altro aspetto, che di qui non voglio entrare nel merito perché forse lo farò più là, oltre che dal sempre presentato spaventoso inferno. Ma vi rendete conto? L'inferno, per esempio, così come il purgatorio, lo potete cercare quanto volete nel Vangelo, non troverete mai una sola parola, ma qualche versetto scritto apposta per farvi pensare. Ma questo non è amore. Questo non può. Dio non può essere amorevole nel far soffrire una sua creatura che sì, anche se ha sbagliato, deve starsene in eterno a bruciare con il culo sul fuoco. Questo non ha senso. Ha senso un'altra cosa invece,
che l'uomo, che da raietto continua pervicacemente a commettere i suoi errori, sarà cancellato dalla sezione e la sua anima finanche sarà bruciata nella Genna, nello Sheol, no, in eterno nell'inferno con il diavolo e con le corna e con la coda. Favolette che un tempo avevano un senso, ma che oggi, fatti prendere dal naso, è veramente da scemo. Comunque, non è necessario essere credenti per indignarsi, chiunque deve farlo. In questo caso la fede non ci azzecca nulla, l'attacco alla dignità invece ferisce gravemente tutti. Infatti la gran parte di noi, credenti e non credenti, abbiamo partecipato sia da invitati o di attori all'inutile preso in giro del rituale del battesimo di un bambino o di un adulto, quale gesto atto alla sua purificazione. Ecco perché bisogna indignarsi per la presa per il culo, scusatemi, ma qui ci vuole tutto, che deve necessariamente fare incazzare tutti. Per Gesù il peccato originale non esiste. Vi leggo un versetto soltanto, Marco 10. Gli presentarono dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E prendendoli dalle braccia e ponendo le mani sopra di loro, li benediceva. Quindi è inutile che io vi legga altre cose. Quindi a questo punto hai due possibilità. O ritieni Gesù un folle, uno che diceva cose strambe, quindi che non conosceva nulla della sua religione, delle cose che gli sono state dette dal suo padre Dio, oppure attribuire all'uomo la sapienza, cioè far diventare uomo molto più potente di Gesù. Fai tu, che ritieni ovviamente di sapere. C'è sempre questa dote del libero arbitrio: o metti Gesù al suo posto credendo in lui, oppure scarti Gesù, continui a frequentare i centri di culto e le chiese, continui a frequentare gli imbroglioni ritenendoli più perfetti di Gesù, continuando a far battezzare i tuoi bambini quale lavacro di un peccato originale che Gesù ha sconfessato. So che avete messo alla prova quelli che si dicono apostoli ma non lo sono, e li avete smascherati. Apocalisse 1:2. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per il prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa. 2 Timoteo 4:2-5. Ora è chiaro che non si può non concludere che è grave quello che ci è successo, anche se va analizzato che questa gravità può essere imputata, ripeto, all'uomo che ascoltava, all'uomo di ieri, che non aveva il nostro grado culturale, che non aveva, diciamo così, la nostra preparazione e i nostri strumenti, passi per quel tempo, ma continuare ancora oggi a frequentare, ad ascoltare, ad alimentare con le nostre risorse economiche coloro i quali ci hanno volutamente ingannato, non ha più senso. Vedete, lo so che, che può infastidire essere chiamato scemo, essere chiamato cretino, anche se la Bibbia in alcuni passi, come ho trasmesso, lo dice anche bastardo, cioè dire: se io ti ho dato la parte di verità e tu non la sai accogliere, sei un bastardo, non sei mio figlio. Non puoi dichiararti cristiano se continui ad andare dietro agli impostori. Non ha senso, non ha senso. Per modesta che sia la tua cultura, per modesto che la tua capacità intellettiva,
per le poche capacità che hai, hai per elaborare concettualmente quelle che sono alcune cose che leggi e che dovresti fare proprie, quello che ti sto dicendo è comprensibile già a un bambino, a un piccolo bambino. Gesù ha detto che se non sarete puri come i bambini non entrerete nel regno dei cieli. Quindi questo cosa vuol dire? Che per Gesù, il nostro vero testimone, questo peccato, questa trasmissibilità di questo peccato di Adamo non è nel bambino appena nato. È colpa di Adamo se la vedrà lui con Dio. Noi non c'entriamo nulla, noi pagheremo per i nostri peccati e ne commettiamo tanti. Uno dei più gravi è proprio quello, ed è una bestemmia contro lo Spirito Santo, quello di continuare ad andare dietro agli imbroglioni, che maltrattano in forma brutale, per scopi vigliacchi, non solo la figura di Gesù, non solo la figura di Dio, ma fin anche la sua santa parola. Vedete, il fenomeno dell'abbruttimento, della speculazione, tocca anche così come si vede la Chiesa e come ti viene presentata, annullando, sempre stando alla Bibbia, quella che trovi nella Bibbia stessa. Apri gli occhi. Quando una Chiesa per mille motivi ti chiede denaro, sappilo, in quel luogo si pratica l'illecito. Le opere benedette da Dio non hanno bisogno del contributo economico dell'uomo, ma semmai è l'uomo che trarrà beneficio dall'opera santa. Ecco la Chiesa creata da Gesù, ma uccisa dagli speculatori, con la complicità di uomini più fedeli agli imbroglioni, ma contrari a Dio, anche se talvolta in perfetta buona fede, solo perché traviati. Svegliati, ora che sai, abbandona gli speculatori, sapendo che chi ti parla di Gesù in forma diversa ti sta solo ingannando, sfruttando la tua ingenuità. Ma se dopo tutto questo non capisci ancora, allora, come dice Romano Romanino, e non te la prendere, sei uno scemo. Per questo motivo non devi contrariarmi, perché anche Dio ti dice la stessa cosa. Lo scemo crede tutto quello che si dice, ma l'uomo prudente bada ai suoi passi. Proverbi 14:15. Gli scemi erediteranno stoltezza, ma i prudenti si incoronano di scienza. Proverbi 14:18. Ebrei 12. Se siete senza correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete bastardi, non figli. Questa è la Bibbia. La stessa regola che ha determinato secoli di impostura quindi vale per la Chiesa fondata da Gesù, fatta sparire, perché per niente è conveniente. Maledetti, quante falsità ci hanno propinato. E confine quello che mi piace tantissimo: la Chiesa creata da Dio, lo Spirito Santo e Gesù. Atti 2. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udir tutto questo, si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse: pentitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore, Dio nostro. Con molte altre parole, gli scongiurava e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva, e ne si faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno ne aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Essere cristiani non è poi così difficile, ma lo diventa quando, allontanandoci da Dio e da suo Figlio Gesù, ci affidiamo all'uomo da sempre speculatore. Ora, io voglio concludere qui questo video cercando di dirvi: siate prudenti,
siate scaltri, non accettate più quello che gli uomini mendaci vi stanno dicendo. Se volete vivere la vostra fede conformandovi all'esempio di vita di Gesù, anche se fortemente manipolato il Vangelo, cercate di avvicinarvi a questo strumento, quantomeno, per verificare se le cose che vi stanno dicendo rispondono a verità o meno. Per quanto riguarda il peccato originale, andando nei libri del Vangelo, scoprirete cosa diceva Gesù dei bambini e della loro purezza. Questo deve farvi riflettere, deve farvi capire che andando dietro agli imbroglioni ci si lascerà le penne, se credete nella vita eterna, se credete nel giudizio finale. Gesù non avrà pietà di voi, non accetterà quando si ergerà giudice nel suo tribunale: ma io non sapevo, nessuno mi aveva detto, facevano tutti così. No, perché lui ti dirà: io ti ho dato uno strumento e ti ho dato l'intelligenza per usarlo, questo strumento, ma tu non l'hai voluto usare e hai usato la tua intelligenza per seguire soltanto gli impostori. Adesso va, ma non a bruciare per l'eterno all'inferno. Va dove sia il tuo corpo, che la tua anima finiranno per sempre. Sei un soggetto inutile. Mentre chi avrà perseverato sino alla fine vedrà Dio in faccia e godrà i vantaggi della vera eternità. A risentire.